In Italia ho già trovato qualche fornitore che a me interessa tantissimo, per esempio come Loro Piana e pure Testa. Ogni anno vengo qua e riesco a trovare tanti fornitori e soprattutto compro tantissimo merci, perché io cerco i fornitori di alto livello e in modo che posso garantire le mie produzioni. I colori invece per me sono molto tenue rispetto a quello di giapponese. Invece le fantasie di solito sono diverse da solito, però quest'anno ho notato che le novità sono poche, quindi sono un po' delusa. Invece quest'anno mi sono accorta che il prezzo è lievitato tantissimo e quindi prevedo di fare un acquisto un pochino più tenuta. Per i tessuti, per la giacca di solito costa più o meno da 8 euro a 12 e quest'anno ho trovato solo 15 in su. Mentre per il tessuto di camicia di solito costa 6 a 8 euro e quest'anno li ho trovati solo da 7 a 12 o solo di più. Prima venivo in Italia solo per pronto moda e questa volta ho pensato di partecipare alla fiera dei tessile per capire il vero cuore della moda italiana. E quindi è prima volta che sono qui a questa fiera. Prima collaboro sempre con le aziende di Hong Kong, anche perché la difficoltà della lingua ci ferma ad andare altrove. Adesso che sono in Italia, ma cerco sempre quelli che hanno la rappresentanza in Cina, così si può facilitare tutto. E per noi che produciamo i capi classici, quindi la qualità italiana per me è ottima. Siccome i miei capi sono di alta qualità, quindi per me non è un problema il prezzo. Il vero problema per me è il tempo di consegna. È troppo lunga, ci vogliono sempre circa 3 mesi.